Buongiorno a tutti, ho già fatto partire il video, qui vedo che sta piovendo, Ma queste sono le cazzo, mie ma come fai a condizioni. fare un accidente? Questo è Luca che dorme qui con me, non lo vedete Cioè, dal già sono figurino. raffreddato, poi mi fai arrivare la bora addosso. Adesso vi faccio vedere un po' com'è la situazione, ragazzi, è un po' una situazione drastica perché vi spiego un attimo cosa è successo. Questo sono, aspettate. Sono giallo questa luce qua, non fateci caso. Questi sono i miei capelli di mattina, ragazzi. Vi stavo dicendo, qui c'è Luca che ha dormito con me e poi ieri sera ci ha raggiunto un altro mio amico, Alessandro, là, che dorme là. Niente, io sono già bello sveglio. Sono le 7:40 di Ma che freddo! mattina. Sono le 7:40 di mattina, fuori sta piovendo, eh. Come sta piovendo? Perché siamo qua? Perché? Allora, vi avevo già avvisato, scusate la mia voce, vi avevo già avvisato, la pancia stamattina non era taglia qua. Allora, vi avevo già avvisato che andavo in un posto speciale. Questo posto speciale è Gardaland. Andrò con Luca, Alessandro, Cleo. E ci sono svegliati presto perché ovviamente guido io e quindi dobbiamo andare praticamente. Ma cos'è che succede al mio occhio? Ragazzi, questo sarà, lo farò un altro di vlog. Farò un altro vlog quando andrò in Spagna. Che mi sveglierò di mattina, però basta di mattina perché ragazzi, cioè non si può andare in giro così. Niente, adesso andiamo a svegliare Alessandro. Perché scusate, ma si deve svegliare Alessandrino. Voi non lo vedete perché è un po' buio. Ale, dobbiamo andare. No, ma Ale, ma... Allora, ragazzi, io sono pronta. Questo è il mio outfit. Io sono già bella pronta. E adesso andiamo a prendere Cleo. Yes! Allora, è arrivato là, c'è Alessandro, c'è Luca ed è arrivata anche Claire. Sì, già, ho tutti i capelli scompigliati. Adesso partiamo, ragazzi, quindi ovviamente non posso fare il vlog, magari farò qualcun altro. Perché siamo fighi top? Devi urlarmi, Sam. Sì. Perché siamo fighi top? E niente, quindi ci vediamo quando arriviamo a Gardaland. Sì. Vicina. E perché non... Ecco. E intanto stiamo ascoltando il School Musical e la pioggia non ci fermerà. Siamo arrivati a Gardaland e stiamo facendo questo bellissimo percorso rainbow, vero Chloe a tema, quindi per noi va benissimo. Qua è tutto spelluccichento, come potete vedere. Tra poco entriamo a Gardaland, così facciamo le giostre. Sono fuori fuoco io, non fa niente, importante aver fatto il vlog. C'è questa particolarità che nella fontana per Halloween hanno messo gli occhi, giusto per essere un po' a tema, qui è prezzemolo ovviamente. E poi qui c'è l'entrata, yes! Qua c'è l'entrata, tra poco entriamo. C'è il gruppo. Chloe è tutta emozionata da questo Halloween, vedete l'outfit nero di Chloe, perché tema Halloween, guarda che faccia che fa la nostra Chloinda. E niente, adesso entriamo ragazzi, dopo vi faremo dei video se ce la facciamo sulle montagne russe. Ciao! Sono un po' addobbato, vedete, tutto tema Halloween. Qua c'è tutto pieno di zucche, veramente pienissimo di zucche, vedete? Molto bello il tema Halloween, ve lo consiglio. Vedete, qua ci sono tutti gli scheletri dentro. Halloween! Cleo, ma è andato fuori fuoco! Niente, adesso andiamo in giro. Guardate il cavallo a tema Halloween. Cioè, guardate che bello che è. Ci fa anche il segno della croce, sì. Cioè, questo è il cavallo. Vedete? Bello! Bellissimo! Allora, se vedete questo coso giallo è un kiwi. Cleo vuole entrare. Cleo. Questo coso giallo è un kiwi. Adesso siamo su.
sulle rapide. Jungle Rapids. Abbiamo detto proviamo, facciamo il vlog anche sul... No. Aiuto! Urla moleste. Attento! Ah, no! Speriamo che non si mangi perché sennò va la macchina fotografica. Ora che mi cala. No niente, allora abbiamo deciso di fare su qua perché sappiamo che qua non ci bagniamo, no. In teoria. Ecco qua. No, abbiamo fatto dall'Atlantide perché non si può stare in questo. Abbiamo deciso di fare fuga dall'Atlantide perché abbiamo detto iniziamo da una cosa semplice perché credo da quando è piccola, la sua prima giornata è stata fuga. E quindi abbiamo fatto. Questo è quanto. Ti salutiamo e ci vediamo dopo. Comunque pure la parte è stata bella, un po' traumatica però è stata bella. Ciao. Io e Cleo siamo qua seduti ad aspettare Alessandro e Luca che sono andati a fare come si chiama? Blu Tornado. Perché noi non stavamo per questa montagna rossa. No, già nel vlog passato di Malta mi tuffavo, hanno messo qualcosa di trasgressivo ed era già troppo. Quindi Blu Tornado non ce la facciamo, quindi noi attendiamo qua. Però niente, abbiamo messo i cappelli bellissimi. Ci sono un sacco di cose di altri. Mamma mia, che belle, che belle. Allora, eccoci qua, c'è sempre Chloe, però non vedete in questo momento Alex e Luca, non vedete Alessandro, perché Alessandro è andato a fare, Alessandro Oblivion, vedete questa cosa qui che va giù qua? Quanta coda c'era? Non lo so, però io, Cleo e Luki non siamo andati, perché abbiamo detto no, no, questa cosa non ce la sentiamo di fare. Io e Cleo abbiamo fatto insieme anche Mammut e c'è il video, è stato ripreso da Luca. Che ci ha ripresi, quindi sedete un po' di urla, un po' così, tutto nella normalità. Bene, tra poco andiamo anche a pranzare. Abbiamo mangiato al... no, allora, ma cos'è che bagna qua? No, è bagnato. Mi suggerisce dall'altra parte. Abbiamo mangiato al saloon. Esatto. Io e Luca avevamo il pranzo al sacco perché non siamo salutari. Panini, esatto, mentre Chloe insieme a Alessandro ha mangiato la pizza. Adesso ci dirigiamo a fare altre giostre. La pizza. E vi volevo dire che ho bevuto la Coca-Cola perché Chloe ha avanzato un po' di Coca-Cola. Io per pulirmi i denti ho detto beviamo la Coca-Cola, perché vi spiego, una volta all'anno la bevo perché comunque serve per pulire i denti. Ok? Adesso me le pulisci. Comunque niente, ci aggiorniamo. Adesso ho finito quello che dicevo, andiamo a fare gli jiu-jitsu, quindi andremo a fare gli jiu-jitsu. Allora, queste Ramses hanno messo dei ragni sopra l'amo. Ho perso quello, stava facendo la foto. Lì c'è Alessandro con Luca che l'ha aperto il mio zaino. E vi volevo dire una cosa prima di entrare. Che io e Cleo siamo, abbiamo, quando abbiamo fatto vedere il cavallo prima, bello tutto, bello il però costume, ma ci dispiace che ci dispiace un sacco per il cavallo, i cavalli per trainare tipo le carrozze, esatto, di è in giro un cavallo in giro tutto persone. Il giorno bello l'idea di travestirlo, ma no, siamo contrari a questa cosa, ve lo volevamo dire. Vedete che la stanchezza si fa sentire sul mio viso. E adesso stiamo facendo per l'ultima volta, Cleo è la più bassa, con Alessandro siete lì libero, vabbè, guarda. Alessandro dietro l'acqua al telefono. Comunque vi stavo dicendo, vedete questa, guardate questa luce molto Halloween. No vabbè, vi stavo dicendo che adesso facciamo per l'ultima volta Mammut, perché c'è una coda di 25 minuti. Ci è piaciuto tanto. E quindi abbiamo detto facciamo l'ultima attrazione della giornata. Ultima attrazione della giornata per salutarci in bellezza. Poi andremo a casa e vi farò il vlog del quando sarò a casa, il video di quando sarò a casa che sarò morto, perché guiderò ancora io ovviamente. Ho guardato per tutto il tempo qua. Bene. Vedete, oramai è sera, abbiamo praticamente, c'è sempre la differenza di altezza. Abbiamo praticamente finito. Se è fuori fuoco mi scuso, però vabbè, però fra un po' metterò a fuoco. Abbiamo finito. Le giostre, abbiamo deciso come ultima giostra di fare Mammut, che è la più bella, e Cleo, perché vedrete nel video che lei la prima volta abbiamo fatto Mammut non ha lasciato le mani, ma questa volta ce l'ha fatta, le ha lasciate. Ma perché io mi tengo di solito nelle montagne russe, ma lui mi ha detto stacca ste mani, allora ce l'ha fatta, però quello lì non abbiamo ripreso perché eravamo troppo impegnati ad urlare, quindi adesso stiamo dirigendo all'uscita, non siamo soli, ci sono sempre anche loro due.
là avanti. E niente, vi auguriamo per il momento un buon proseguimento di serata. Verso l'uscita siamo stati bloccati perché c'è uno spettacolo. C'è uno spettacolino che arriva. Ma col palloncino! Scusate, c'è uno spettacolino, quindi sono stato un attimo bloccato all'uscita. Allora, vi chiediamo perdono se siamo gialli. No, se siamo gialli perché è la luce. Ah, volevo dirvi che ho tolto. Adesso spieghiamo tutto. Ho tolto l'elastico, quindi i capelli sono un po' ribelli. Come stamattina, però mi avete visto che oggi sono stato con la coda, quindi era a posto. Ci volevamo scusare per il fatto che fossimo conciati, perché sono praticamente... Guardate che ore sono. Sono le 22:39, se lo potete vedere. Sì, ok, 22:39. E siamo arrivati... ora nel letto praticamente, perché sono arrivati, abbiamo portato a casa Cleo, poi abbiamo portato a casa Alessandro, un giro, poi c'era ancora, quindi è un po' così. Dici un po' l'impressione che hai avuto oggi di Gardaland, Luke. Le impressioni? Sì. Cioè, come ti è sembrato? Beh, è stato molto divertente, anche se non hai fatto tutte le attrazioni. Vabbè, ma io non le faccio tutte, ragazzi. Per esempio non hai fatto il Blue Tornado con noi. Vabbè, ma nemmeno Cleo l'ha fatto. E vabbè, cosa vuoi dire? Niente, ho guidato io, ce l'ho fatta, siamo arrivati a casa sani e salvi. E niente, questo è quanto. Ah, volevamo dirvi una cosa. Vi consigliamo di non fare prezzemolo, la casa di prezzemolo, dopo aver mangiato. Io ero al limite dello sbocco. Mamma mia, sei fuori fuoco, ok. E, no, veramente, del parla in modo pulito. Stava per vomitare, ecco. E comunque niente, è stato bello, non ha fatto caldo. Cosa sto dicendo? Ovvio che non ha fatto caldo, faceva freddo, ma si stava bene. E molto bello a tema Halloween, quindi questo molto bello. Questo è quanto. Avete visto, vabbè, Cleo che la conoscete, Luca che l'avete già conosciuta nella Scatiago, e poi Alessandro che l'avete ancora sconosciuto, e loro nella food challenge. Nella food challenge, Alessandro che l'avete conosciuto, loro sono tra i miei amici più cari, appunto, però ce ne sono altri, ma non sono ancora entrati in nessun vlog, nel video. Niente, fatemi sapere cosa ne pensate, se andrete per Halloween. Mi raccomando, ribadisco questi capelli ribelli sono perché è sera. Niente, noi ce la faccio più, ragazzi. Dai, che finita. Noi mandiamo la buonanotte e vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Pam pam. Mica devi buttarti. Aia, ma piano. Ciao. Ma che sto già riprendendo, Tiago? Ah! Guardami. Togliamo la mia faccia, magari. Molto bene. Guarda, Cleo, guarda. Non è mica finito. Ultima salita. Aiuto. Are you sure that is the
Just. Pronti? Sì, partenza! Let's go! Finito!